amministrazione di centro-sinistra o di sinistra-centro. In genere, le amministrazioni, io sono al di sopra dei partiti, non mi identifico in nessuno dei due schierati, non sono trasversali, sono cinque, ma storicamente la sinistra dovrebbe almeno istituzionalmente, storicamente, andare incontro alle categorie più deboli, più fragili. Beh, se noi vediamo questo provvedimento assurdo, quello appunto di la volontà di annullare le sezioni per quanto concerne l'aliquota appunto della nazionale comunale IRPEF per i redditi di natale. Il discorso vale parimenti. È la linea proprio di condotta, è la linea dell'amministrazione comunale di Taranto che alla forma mentis riesce ad attuare l'anno pubblico in spese pubbliche assolutamente inconsistenti, andando poi a penalizzare il cittadino contribuente. Possiamo vedere questo modus operandi in vari settori. Possiamo parlare di tagli, possiamo parlare di tradizionale popolare, possiamo parlare di tutto quello che volete. C'è un minimo comune denominatore, quello di mettere le mani in tasca ai cittadini, né più e né meno. Quando si dice ma ci sono varie realtà, varie situazioni, come anche detto da alcuni dirigenti, per le quali bisogna necessariamente intervenire e gravare sulle tasche del cittadino, beh, io mi domando come mai poi si sperperi danaro pubblico per quanto riguarda il 6GP, come mai si sperperi danaro pubblico per il cosiddetto Urban Transition Center, che altro è se non una realtà evidentemente politica che accoglie coloro i quali hanno comunque contribuito a vario titolo all'elezione a sindaco di Rinaldo Menucci, perché un po' rientra in quei premi di consolazione. Insomma, tutta una linea che davvero sconfessa quello che è l'ideale della sinistra. Io non sono un uomo di sinistra, però mi meraviglio come mai uomini dichiaratamente di sinistra, facenti parte, ripeto, palesemente a questa amministrazione, bene, stranamente, la lotta con provvedimenti che se fossero stati messi in piedi dalla Lega o dalla Lega Berlusconi, certamente avrebbero comportato scalpore, cioè si sarebbe gridato allo scandalo, sarebbero andati in piazza, insomma, voglio dire, qualunque realtà. Però qui è vero che io parlare di amministrazione di centro-sinistra mi viene soltanto da ridere, anche perché sinceramente forse un buon 40% viene dall'amministrazione di Bello, quell'amministrazione che ha comportato il dissesto. Però se noi consideriamo l'andamento finanziario di varie realtà, penso anche alla realtà di Clima Ambiente ANU, considerando la situazione finanziaria pesantissima, beh, sinceramente non c'è assolutamente da stare tranquilli, anche per possibili eventuali sviluppi futuri. Qui abbiamo anche dei dipendenti di Pasquinetti, l'amministrazione che vedo non va incontro neanche ai dipendenti, a quei dipendenti, seppur non diretti, che comunque rendono un servizio alla città. Vedete, in altre circostanze avrei alzato la voce, oggi non alzo perché invece solamente amarezza, c'è solamente profonda tensione. C'è anche forse da parte dell'opposizione un senso di impotenza, nonostante i continui appelli, il nostro pressing, il nostro essere incalzati. Ma quando si ha un'amministrazione comunale con un sindaco,
completamente assente. 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 E non si presenta. Bravo. Non si presenta. Bravo. E ce la mettiamo. Questa è la massima assise cittadina. E quella assise siamo esasperati, non abbiamo niente, dice di dentro, che cazzo me ne fa? E sto complicando, no, mi deve far parlare, non c'è. Ma non voglio interrompere, io sono abituato a parlare può parlare, io sto parlando a me.